Appuntamenti al Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Il museo è sempre stato aperto durante tutta l'estate, perché un museo, mi permetto di dire che il turismo è tanto, deve essere aperto. E quindi do il benvenuto al professor Fausto Casi, che è il curatore appunto scientifico del MUME, che è alla direttrice, la dottoressa Valentina Casi. Quindi siamo nel rush finale, quindi questi appuntamenti di Dottor Mumek, che di cosa si tratta? Dottor Mumek è perché vogliamo dare un premio ai gruppi che verranno, diciamo così, a visitare il museo in certe serate, che dopo vedremo come calendario. Al vincitore di questo concorso che verrà fatto in questo pomeriggio, in questa serata, daremo una pergamena con il titolo proprio Dottor Mumek, perché avrà vinto un concorso di prontezza di idee, di immagini e di velocità, diciamo, di interpretazione. Cioè il gioco che aguzza la mente e la vista. Quindi, Valentina, noi ci diamo del tu. Allora, dimmi un po', quindi di che cosa si tratta? Perché sono tre appuntamenti, no? Sono tre appuntamenti, due studiati per un pubblico adulto, giovane, e l'altro per un pubblico di bambini, che sono state, è una serata che è stata anche molto richiesta, anche quella per i bambini. Quindi diciamo che il Museo dei Mezzi di Comunicazione con queste serate si vuole, diciamo, imprimere nella mente delle persone come un museo non polveroso, un museo informale, un museo interattivo, che vuole attirare anche dei ragazzi per far divertire, ovviamente in modo culturale, in modo di apprendimento. Va fruito, no? Perché certo, sennò rimane polveroso. Esatto, diciamo che l'occasione è stata quella proprio di Dottor Mumek, di un progetto espositivo fatto proprio assieme anche all'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, che si chiama Illusioni al Mumek, niente a quello che sembra. Sì. Un'estate infatti basata sul divertimento, cioè su una vista del museo che però è anche un divertimento. Certo. E l'estate, proprio questa esposizione, questa mostra di illusioni ottiche, si andrà proprio a concludere con questa serie di gare, di quiz, che sono state studiate assieme a un gruppo di ragazze dell'Università degli Studi di Firenze, che sta facendo il tirocinio proprio da noi. Mm-hmm. Quindi un progetto fatto per i giovani e dai giovani. Perché ho visto l'immagine prima che mi hai fatto vedere, che io quando ero bambina le trovavo sui le parole crociate, no? Cioè di vedere, ora, è troppo piccola, però che cosa significava questo? Era praticamente una serie di illusioni ottiche, quindi di raffigurazioni, di stampe come quella che vediamo, che ha una raffigurazione principale con sotto una frase che spesso è un indovinello che chiede all'osservatore di cercare un dettaglio. Perché questa praticamente ci chiede il dettaglio, metto gli occhiali. Per esempio questa qui, che è in sovraimpressione, è una stampa appunto dove si vede una natura morta, dove in realtà si va a cercare un volto che è rappresentato in una parte della foglia di vite centrale, quindi al centro si vede proprio un profilo. Ed è per questo che è proprio il gioco che aguzza la mente e la vista. Esatto, ci saranno diverse fasi all'interno però del gioco. I giovani mi immagino però che non la conoscevano. Questo non la conosce nessuno, no. Però io sì, noi siamo vecchi. No, sarà fatto pensate che queste risalgono al 1870, cioè questi, è il vero, museo è vero. Ha 200 di questi tipi di immagini, una diversa dall'altra, per cui i concorsi saranno tre per tante persone, perché abbiamo tante cose originali che ognuno dice no, l'ho vista prima, no, cioè sono tutte nuove quando noi faremo il concorso. E si chiama proprio Dottor Mumek perché è ispirato alle serate Dottor Why, quindi siamo... non dimenticare il 22 di settembre alle 21, il 24 di settembre alle 16 e il 29 di settembre alle 21. Esatto, ingresso gratuito. Altra giornata nazionale dei piccoli musei, il 18 di settembre. Chi me ne parla? Allora, posso introdurre io poi? Sì. In questo contesto noi facciamo delle aperture anche straordinarie, che il museo dovrebbe essere chiuso, è una domenica tra l'altro questa qui, che facciamo la presenza a livello nazionale in un cordone, diciamo, ombelicale che passa per tutte le regioni e le città d'Italia, per quelli che vogliono aderire ovviamente, certo, come noi, e terremo aperto gratuitamente per questa giornata, dicendo che in Italia ci sono delle realtà museali che non sono tutto il top del nella quale rientriamo anche noi, diciamo. Anche però, perché, lo dico io, il Museo appunto dei Mezzi di Comunicazione è rientrato nella top 10, ossia fra i 10 musei che vale la pena, sì, di essere visto per quanto riguarda appunto la divulgazione scientifica, no? Certo. Valentina, succede questo? È stata, devo dire, un'emozione enorme, anche una sorpresa, perché comunque è stata una notizia assolutamente inaspettata che abbiamo ricevuto proprio da uno studio di Milano,
che ci ha informato proprio del fatto che il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, era stato inserito nella top 10 della rivista Millionaire fra i 10 musei scientifici imperdibili d'Italia. Quindi il sono top 10, siamo 17 anni che il museo è aperto, a dicembre saranno 17 anni, quindi siamo quasi maggiorenni, ma rientrati a questi livelli, insomma, siamo veramente Fausto, molto ti è brillato gli occhi, ti è venuta la lacrimuccia? Sono emozionato perché avere una nomination a questi livelli significa essere al pari del Museo di Firenze, del Museo della Scienza di Firenze. E devo dire che abbiamo assistito alla nascita, io ho avuto il piacere di tramandarlo avanti e negli anni, e avere poi avuto anche il piacere di essere affiancato da tua figlia, che però effettivamente la comunicazione è andata molto avanti e l'ha fatto crescere ulteriormente. Ovviamente. Scusa Valentina, ma onore al merito, no? Dimenticare le radici, poi l'identità va avanti. Assolutamente, l'identità è questa, per cui se abbiamo raggiunto questo risultato è opera di tutti. Tutto lo staff del museo, compreso quei giovani che vengono lì a darci delle idee che altrimenti insomma non sarebbero. Facciamo concludere la Valentina. Prego. Perché vedo che ha qualcosa da dire. Con che cosa vogliamo concludere, Valentina? Con gli appuntamenti del museo, che comunque è un settembre pieno di appuntamenti, quindi si invita a vedere, a consultare il sito del museo www.museocomunicazione.it, si va a trovare tutte le informazioni, e poi si lancia con una nuova apertura, visto che l'inizio della scuola è stato adesso, che il museo comunque riparte anche con tutte le sue attività didattiche studiate, nuove, fresche per il prossimo anno. E noi vi seguiremo passo passo. Bene. Allora ringrazio la... dico per prima, ecco, la direttrice del museo MUMEC appunto di Arezzo, Valentina Casi, e il professor Fausto Casi. Grazie. Che è il curatore scientifico del MUMEC. Grazie.